quando all'improvviso sono arrivati, in pochi secondi, un gruppo di persone e calci, spintoni, in particolare ce n'è una, pochi hanno ascoltato con attenzione, che c'è la signora di sottofondo che dice uccidilo, uccidilo, e quello prende la mia testa e tenta di girarla. Oggi quel parcheggio, oggi in questo momento, indipendentemente da quello che mi è successo, è libero e gratuito per tutti. E io penso di essere stato l'unico consigliere che ha fatto una battaglia e ottenuto il licenziamento di un mamma santissimo come il primario, detto il principe o l'intoccabile, all'ospedale del mare. Diciamo che a San Giovanni Bosco io sono un po' di casa, perché è un ospedale su cui ho investito buona parte della mia azione politica e amministrativa. 5 anni fa, quando ci insediammo come consiglio regionale, quell'ospedale era gestito prima da una finta società che rilasciava finte fatture e che è stata denunciata grazie all'opera meritoria della magistratura e dei carabinieri. Dopodiché quell'area era anche utilizzata dal clan Contini, lo voglio ricordare a tutti, per lasciare in custodia le moto, gli scooter o le macchine che utilizzavano per i loro ride, e arrivarono i parcheggiatori abusivi. Quindi società finta, subito dopo arrivano abusivi veri. Io feci una battaglia brutale nei loro confronti, andando là, documentando, mi minacciarono anche più volte in diretta. E arrivato il nuovo commissario dell'ASL, Ciro Verdoliva, fu istituito un drappello delle guardie giurate per impedire l'attività dei parcheggiatori abusivi. Oggi quel parcheggio, oggi in questo momento, indipendentemente da quello che mi è successo, è libero e gratuito per tutti. Dopodiché abbiamo fatto un secondo intervento molto forte, che è stato nei confronti della buvette della pizzeria. La buvette era gestita da una società che dal 2015 aveva l'interdittiva antimafia. Noi abbiamo cambiato questa cosa. Io ero quel giorno lì, non a caccia di parcheggiatori abusivi o facendo le mie iniziative, che a qualcuno potranno piacere, altre no. Io stavo raccontando tutto questo e facendo la mia campagna elettorale, quando all'improvviso sono arrivati, in pochi secondi, un gruppo di persone e calci, spintoni, in particolare ce n'è una, pochi hanno ascoltato con attenzione, che c'è la signora di sottofondo che dice uccidilo, uccidilo, e quello prende la mia testa e tenta di girarla. E devo ringraziare pubblicamente che le due guardie giurate hanno riportato contusioni e problemi anche loro, con prognosi di 6 e 8 giorni. Sono persone, come dire, che hanno dimostrato in un momento di difficoltà di mettere a rischio anche loro la propria incolumità. Voglio ricordare una cosa: quando noi siamo insediati 5 anni fa, la sanità campana era commissariata. Oggi stiamo uscendo fuori dal commissariamento, o meglio, siamo usciti, anche se non c'è ancora l'assessore alla sanità. Immagino che la prossima giunta ci sarà finalmente nuovo l'assessore alla sanità. Quindi il ruolo che io ho avuto, anche membro della Commissione Sanità, è stato soprattutto quello di fare attività ispettive. Io penso di essere stato l'unico consigliere che ha fatto una battaglia e ottenuto il licenziamento di un mamma santissimo come il primario, detto il principe o l'intoccabile, all'ospedale del mare. Un primario che aveva chiuso il proprio reparto, spostando nella notte una parte dei propri pazienti, perché doveva fare una festa. Noi innanzitutto chiediamo ai cittadini di darci maggiore forza. Non dimentichiamo che ero un consigliere regionale su 51. Sull'ambiente, io voglio ricordare che quando noi abbiamo fatto la battaglia elettorale, il piano Caldoro all'epoca prevedeva la realizzazione di nuovi inceneritori, in particolare uno a Napoli Est e uno a Giuliano. Noi chiudemmo un accordo. De Luca disse: se eleggete un consigliere, sull'ambiente io seguirò la vostra linea, e cioè leviamo dal piano, cosa su cui è stato corretto ed è vero, è successo, è stata una delle mie prime battaglie. Leviamo dal piano gli inceneritori e investiamo
sulla raccolta differenziata. Prova ne è che oggi come regione, non guardiamo i singoli comuni, qualcuno può stare in crisi, qualcuno, ma come regione noi siamo la prima del sud e siamo al di sopra come raccolta differenziata anche della Toscana o della Liguria.